Da Avellino Antonio Frasca le chiede, pare che il governo stia preparando l'ennesimo condono. Personalmente lui pensa che sia sbagliato perché premia ancora una volta i furbi a scapito degli onesti che pagano le tasse. Vorrebbe un suo parere su questo. Ma, ho accennato all'inizio, se dobbiamo fare un decreto che veda che ci dia la possibilità di avere delle risorse, cassa, noi dobbiamo fare due cose. Intanto, fare grandi azioni, il governo ha portato risultati straordinari rispetto agli ultimi anni, che recupero dell'evasione. È ancora poco, molto poco, ma rispetto agli anni precedenti si è moltiplicato un po' perché ci sono maggiori capacità di controllo, anche oggi informatico, incrociando i dati, quindi è più difficile evadere il fisco. Viene scoperto con maggiore facilità. Non è ancora possibile farlo su larga scala, ma oggi è facile poter prendere l'evasore. E quindi questo è il primo punto, quindi continuare con forza la battaglia contro l'evasione e l'elusione fiscale. Perché è evidente che se qualcuno non paga le tasse, c'è qualcun altro che le deve pagare e le deve pagare pure per chi non le paga. E generalmente chi le paga è quello che ha lo stipendio e le paga per forza. E quindi dobbiamo incidere invece sulla grande evasione, la grande elusione, di gente che, come ho visto qualche studente, che ho visto anche a Padova, hanno fatto vedere di recente un video nel quale hanno scoperto che uno studente aveva l'esenzione per reddito basso familiare e poi andava all'università con la Porsche e gli altri ci andavano con la bicicletta e invece si devono pagare le Certo. tasse, quindi questo capita nel nostro paese. Dall'altro però un concordato, quindi non un condono, ma forme concordatarie che da una parte non incidano sulla capacità di controllo sull'evasione, di l'altra che in parte la facciano anche emergere, con concordati che possono essere ben valutati anche dal punto di vista tecnico, che non aiutino i furbi, ma che per mille motivi possono aiutare la sistemazione di carte contabili, di organizzazioni aziendali che comunque dovrebbero essere sistemate e quindi da questo punto di vista, dal punto di vista fiscale, qualche iniziativa si potrà fare. E poi quello che arriva sia dall'evasione sia dall'ipotesi di un concordato fiscale che si è fatto per molti anni, si possono prevedere queste risorse per gli investimenti, per le fasce deboli, per le famiglie, per la scuola, per gli asili nido, per tutte le attività del sociale, quindi le mandiamo come se fosse una tassa di scopo, soprattutto per chi ha più bisogno, e dall'altra per compensare, come ci chiede l'Europa, per abbassare il debito pubblico. Quindi si possono incamerare nuove risorse, ma se poi sono finalizzate per questi due obiettivi. Ascoltiamo un attimo un contributo filmato sui trasporti, un'altra ferita della regione Campania. Io vorrei solo chiedere un interessamento adeguato sia per la provincia di Avellino che quella di Benevento, perché non a caso noi siamo serviti dal metro nord-est, Campania nord-est. Adesso sono stati sospesi tutti i treni dei giorni festivi e della domenica, ci sono sostituiti solo da due pullman, mentre gli altri giorni normalmente sono 7-8 corse di treno. Sì, il problema dei trasporti lo stiamo vivendo drammaticamente. Tento sempre a ricordare che abbiamo un taglio del 25% delle corse, taglio nazionale, quindi noi siamo obbligati, non avendo le risorse per pagare le corse del servizio pubblico. Abbiamo poi a regime prima addirittura un taglio del 75%, quindi così come abbiamo inteso noi il trasporto pubblico sarà difficile ripensarlo o pensarlo come si pensava allora, a meno che il governo non stabilisca il fondo, non ridia le risorse per garantire tutte queste cose. Però noi stiamo tentando di fare un piano, ma non tanto noi, perché questa è competenza dei comuni e delle province, di fare dei piani, loro sono che fanno i piani, comuni e province, compatibili con le risorse e quindi di dare alla regione un piano che sia legato alle risorse disponibili. Quindi anche lì vedremo, si vedrà quelle che vanno tagliate, quelle che vanno mantenute e si dovrà ragionare in termini di richiesta, quante richieste vengono dai cittadini che prendono quel mezzo piuttosto che quella corsa. Però sulle aree interne stiamo investendo molto perché, come è noto, sul sistema ferroviario si investirà sulla Napoli-Bari, sull'alta capacità, le aree interne hanno avuto il grande progetto della tangenziale delle aree interne, quindi ci sarà anche un investimento sul sistema viario, la Lioni-Grottaminarda,
tutto il potenziamento della Salerno-Avellino e dei raccordi. Quindi nel frattempo, sul termine di investimento, stiamo prevedendo degli investimenti nel settore ferroviario e nel settore viario che permettano una facilità di circolazione. Evidente che tutto questo, quando parliamo però di trasporto pubblico e di quello che al cittadino serve, che non prende la sua macchina, ma che deve prendere da pendolare il treno oppure l'utilizzare il sistema su gomma del trasporto pubblico, non è che gli risolvi il problema potenziando il sistema viario. Quello è utile comunque, però su quello dobbiamo sintonizzarci con la linea nazionale del governo per sapere, intanto continuare questa battaglia che come regioni stiamo portando avanti, dicendo il trasporto pubblico locale è una priorità e non può essere tagliato, e dall'altra chiaramente nel momento in cui ci sono i tagli lavorare per fare in modo da capire quali sono le corse che meno richieste, perché una scelta poi bisognerà fare, purtroppo bisognerà farla, compensativa, privilegiando quelle dove c'è più richiesta. Siamo fuori tempo massimo, Presidente. Un'ultima domanda. Tra le sue priorità in agenda c'è sia il caso UDC sia il rimpasto di Giunta. Quando metterà mano a queste due cose? Ma intanto dei tanti gravi e seri problemi che interessano i cittadini, abbiamo parlato oggi, trasporti, sanità, nuove tecnologie, scuola, io tendo a privilegiare questi qui, perché sono le vere questioni di cui è chiamato un amministratore. Se un amministratore è stato nominato, eletto, è chiamato a una responsabilità, a risolvere i problemi. E tra queste difficoltà che abbiamo nella crisi economica è già così complicato affrontare tutte queste emergenze insieme. Non sottovaluto il dato politico, ci mancherebbe, il dato amministrativo, chiarimento con l'UDC ci sta, abbiamo lavorato molto bene questo anno insieme, abbiamo fatto tante cose, riconosciute da tutti, con la piena volontà di tutti, tutti sono stati contenti, hanno riconosciuto questo gran lavoro. C'è una richiesta anche organizzativa di riassetto della Giunta, questo chiarimento si farà, mi auguro, questa settimana faremo sicuramente un grande passo in avanti. In termini funzionali poi ci saranno delle scelte amministrative, come l'attribuzione delle deleghe, che probabilmente verranno fatte prima se non si risolve il chiarimento e la riorganizzazione della Giunta così come la intendiamo completarla a fine di questa discussione che faremo tra di noi. Però ecco, ci terrei a dire che l'attività della Giunta continua con la stessa forza, con la stessa determinazione e con le stesse responsabilità, che è quella di affidare questo nostro mandato al giudizio dei cittadini, perché poi sono loro quelli che nell'urna vanno a votare, sono quelli che ogni giorno vivono con i problemi della sanità, dei trasporti, i problemi sociali, quindi sono un po' pochi interessati a quello che avviene nei partiti. E quindi dobbiamo privilegiare questo rapporto diretto e questo nostro confronto che facciamo tra noi in diretta vuole focalizzare proprio l'attenzione sui problemi che i cittadini vivono ogni giorno, senza chiaramente non tenere presente elementi politici che però devono stare un passo indietro rispetto ai problemi dei cittadini. Va bene, grazie di tutto. Grazie a voi, ci vediamo la prossima settimana, grazie, ringraziamo Angelo e grazie. Alla prossima settimana.